Sono corri, queste qua, guardate quanto sono indicate la prigioniera. Era allora che gli amministratori, i docenti delle università, delle scuole, dovevano essere loro a dire venite nelle scuole a raccontare la vita che facevate voi. Bravo, Era vero. allora. Adesso ormai la nostra gioventù è già marcia, perdono, eh? E se ci sono oggi gente che si muove per cercare di ricordare, in particolare a chi non l'ha vissuta, la resistenza, secondo me è una cosa bellissima. Perché sappiamo per esperienza che quando la roba ti smega, ti è passata, tutto se ne frega. Se riesci a mantenere invece in piedi la memoria, e la memoria accanto le metti qualcosa di concreto, di fatti veri, e allora i ragazzi, per lui stava in me, cercare di evitare di ripetersi con là, perché è facile Pensa ripetersi che in un'Italia come la nostra. io Paesi sono almeno partiti una cinquantina e hanno formato il distaccamento Partini. Però noi siamo rimasti ugualmente con il Gardini, lui era andato invece con il Pattini. E di lì nasce poi il movimento vero e proprio armato. Lui aveva 16 anni, eravamo tutti in fila, 16. Poi c'era Felici che ne aveva 17, Gualazzini 16, l'altro non c'era, l'altro che con lo marchettino non c'era. E c'era il cugino di Pattini che ne aveva 17 che erano 18, io il più vecchio ero io, 19. Sono stato quello che ha detto di andiamo. Può sentire Radio Londra e Radio Mosca. Lui aveva la radio. Io ho 14 anni, 43, 15 anni. Ascoltavamo tutte le sere Radio Londra e Radio Mosca. Vale, era un antifascista e suo cognato un paio, proprio, perché allora sono personaggi che allora, tempo del fascio, la tessera del fascio, la tessera del pane, allora era la tessera del pane, e chi non prendeva la tessera era emarginato, era così, comunque mio padre l'ha mai tolto la tessera e Besio neanche lui. Comunque era così. E quello di lì aveva la radio lui, mica mia, era mia la radio, perché la radio avrei risolto. E si ascoltava Radio Londra e Radio Mosca nel 8 40. settembre, io conoscevo, non conoscevo, non conoscevo nessuno praticamente di partigiani. Dopo ho scoperto che alcuni avevano tendenze come la sorella di Attilio Massari, quel che poi è stato sindaco a Besenzione, anche a Busseto, che loro erano iscritti al Partito Comunista e cercavano di salvare anche loro gli ebrei e nascondevano degli ebrei, cioè, poi me lo raccontava dopo piano piano. E sai che io, dopo l'8 settembre, volevo continuare a studiare, ero al liceo come si chiama, a Piacenza. È che in un certo momento il preside mi chiama e mi dice: io non posso più, di che classe sei? 25, non posso più tenerti a scuola perché, dice, tu dovresti andare, sei richiamato per andare a servire la patria, compagnia. Io non mi scoraggio anche se qualcuno mi ha detto che facevo male andare in montagna. Prendo la bicicletta e vado a cercare tutti i miei amici in pianura che erano sfollati, uno era sfollato Castelnuovo, uno era sfollato di qua, uno era sfollato là, per dire di venire in montagna. E tanti sono venuti su perché mi hanno visto io. Perché chi aveva 17, chi aveva 18, chi aveva 16, perché di noi, che poi avevano 15, 16 anni, ce n'erano diversi. Come mai è andato su in montagna, è andato a cosa? Era militare? No. No. No, No. no, volontariamente, Volontariamente. ero un mezzogiorno, la Chi era il suo cugino?
sempre un Emanuele. Un Emanuele? Ecco. Ugo. È quello che ho visto nell'elenco dei partigiani. Ugo. Il meccanico. Sì. Ci e lui era già in collegamento con gli altri. Sì. Lui pure le bella morte. Perché, no? Sì. Le ha un mesio. Oreste si chiamava Torino. In deve chi andava. Siccome chi andava a Ciappea per andare a finire a Santu, là e da su. A San Vittore, sì. Allora li reclutava. Io andava a stiro. Sì. E ti stiro. E li portava su. Sì. Quando sono là. Eravamo in quattro che dovevamo andare su in montagna. La sera prima di partire, uno dei quattro mi dice: Rino, io non posso venire. Aveva ragione anche, perché io ho mio papà e mia mamma che sono vecchi, loro lavoravano erano contadini. Non posso venire, però io faccio il partigiano lo stesso, stando a casa. Dopo poi viene preso e viene ucciso. E come aveva detto, io ho fatto. Allora rimaniamo in tre. Parto la mattina esco, gli altri due mi aspettano, mia mamma. Chiama mio papà e dice: beh, che cosa fa vostro figlio? Vuole andare in montagna. E allora mio padre, per scoraggiarmi, mi dice: guarda questa porta, se vai su non la vedi più. Oh mamma. Ma l'aveva fatto per... Sì. Dopo quando passo il partigiani, non si raccomanda. Beh, perché sono giovane. L'ha detto perché le voleva bene, non per... E loro quando venivano su... Perché i partigiani di qui dentro fanno per cane che tramano tutti, caro mio. Mi chiede che tuo padre ti raccomanda. Vedi che li conoscevate tutti voi? Tutti, sì. Perché noi eravamo tutti, il nostro discacciamento era tutto diffidente. In più c'erano due toscani, c'erano due calabresi, c'era un belga. Vabbè, alle 45 io. Del 26. Del 26. 30, avevo 18 anni. 19 anni. Perché lì, allora, in quel periodo lì, molti i tedeschi li prendevano, specialmente del 25, e li portavano via, li portavano in Germania. E io questo mi aveva un po' fatto paura, adesso ci capiteremo noi, siamo del 26, avevo certo. Paura, allora ho seguito quella strada lì. Per e non... l'8 settembre, quando i soldati che scappavano, Fidenza era un punto importante perché venivano giù dalla Spezia, arrivava di Marinara, arrivava di Alpine. E quello che mi è rimasto impresso, perché tre o quattro tedeschi in bicicletta, in cor, con dei motocarro, io scappavano, tutti scappavano mia, li potevano scappare anche, tanti si sono fatti perdere da coglione proprio. Quel periodo, io ne sbandai, si sono fatti perdere. Allora sono venuto al compromesso di arruolarmi e poi dopo, appena possibile, sono scappato con moschetto mitra, tutto quanto. Ed ho cominciato a fare, la SAP qua, assieme
ai miei amici. Abbiamo fatto un'azione a Longina, che è scritto nel libro lì, dove abbiamo avuto un ferito e tutto. Andavamo a mettere i fili di traverso per le strade, perché quando passavano i camion andavano nel fosso, se c'era qualche linea telefonica. E così, nello stesso tempo, sono entrato in contatto con un maestro lombardi di Villanova, che conosceva molto bene i Marocchi, e uno di questi Marocchi, che poi è morto ad Agadir, era nei partigiani. Allora sono andato con lui su a Gropparello, e a Gropparello, e di lì è cominciata l'attività partigiana per le Marocchi. Sera ci siamo, eravamo giù una ventina, proprio sulle miglia, abbiamo messo la mitraglia lì nelle miglia, e poi siamo stati lì e a sentire tutto, erano i tedeschi, e dicevano, come c'è sparato a Dre, in Clemiglia, e magliano i vini, hanno loro un bel cioppo, secondo me hanno più, ma un bel ciuppè, e erano, si è messo in tel fosso, si sono circondati, e arrivano entrando con la mitraglia, e intanto si erano appena dentro un po', e io sette su due per andare insieme alla mitraglia, lì non sparei, erano resta morti due. Poi sono scappati in mezzo di campo, siamo andati in una casa, in un fienile, poi il mattino siamo ritornati, pare che fece niente, sono in tre e c'erano sti morti col prete che era lì, e resta lì, poi andiamo. Il presidente era di Soragna, Marenghi. Sì. Era di Sovagna e è venuto giù una sera prima del 18, che è proprio stato il 18 con altri due, e sono andati in una casa lì, e dopo io sono andato a vedere, ha parlato, e loro volevano prendere il tenente delle brigate, no? Portarci via della roba, farci portare su della roba, e invece erano lì all'osteria. E sono andato dentro io per vedere in che posizione erano, e proprio dentro erano così, proprio davanti alla porta. Quando sono andato fuori, ho detto, sono dentro, andate dentro, appena lì li vedi. Invece si sono spostati a mangiare un po' più da un'altra parte. Tira la tenda, guarda, non ci sono. E allora nel momento ha tirato la tenda, c'era il tenente che ha tolto la pistola dal fodero e si è tirato davanti un soldato. Sì. Si è tirato davanti e quello là ci ha sparato, sono morti tutti e due. E poi c'era l'altro, noi siamo andati fuori, è venuto fuori anche lui, era ferito, ma è venuto fuori. Allora salta su uno, era di Cor, di Cremona. Adesso vado dentro e lo ammazzo anche lui. No, no, con i tendumi, perché andiamo, siamo andati a Lugagnano a piedi. Perché avevate poi paura delle rappresaglie. E allora c'erano le rappresaglie. Allora, ma il sindaco era di Podestà. E allora manda a dire che non fanno rappresaglie. Allora, niente. Dopo un po' arriva una staffetta, dice fanno la rappresaglia. E noi eravamo già lì al seno, ma è andato bene che sono miei nisò, perché se no è un macello, sì. Anni 30, e allora siamo andati indietro, e invece la rappresaglia dopo l'hanno fatta. Una volta uno di Soragna lì, io non c'ero presente, però ci aveva detto, è pericoloso, aveva delle bombe sipe, di quelle davanti, perché c'era una là, quella sì. Aveva sempre l'inglese, no? E allora l'aveva collegato con dei detonatori, ha fatto un errore, gli è scoppiato uno, il tavega si è rimbalzato, e gli ha portato via le dita, ha scoppiato il detonatore e poi le dita, no? C'era passata il ponte della parola in via Emilia, lì dal cimitero. Prima, dove c'è l'osteria lì adesso, c'è la chiesa più avanti, c'è un ponte, c'è un fiume, e la parola quella di qua, la parola. E allora doveva far saltare il ponte, si andava in via Emilia, io ho fatto 21 azioni, si andava in via Emilia a fermare le colonne, e quando si prendeva un tedesco si prendeva, si cercava di non ammazzarlo perché faceva rappresaglia dopo. Faceva rappresaglia. Quindi cercavate di non ucciderli, No, non uccidere, se veniva morto, però se era morto si prendeva
che si poteva nascondere e farlo sparire, perché faceva una presaglia loro. Ma infatti quando ha ammazzato il tedesco Arimane lì, ha ammazzato quei 15 lì, 13 in montagna, poi appena arrivati, noi eravamo con anche lui è rimasto, un distaccamento di Salso Maggiore, si è formato proprio in quel momento lì, distaccamento di Salso Maggiore. I Gardini. Il Gardini, perché il 12 marzo poi, quel mattino lì, ed c'era anche lui, siamo partiti per andare in montagna, c'era un gruppo di ragazzi da accompagnare su in montagna, c'era Melegari Angelo, e c'era Pattini Giacomo, che è morto il 12 di marzo, quello che si riferiva, con suo cugino invece, che dovevano portare su al distaccamento, cioè alla brigata, al comando, come diceva lui, perché là mangiavano i partigiani, e bisognava portare del latte. Hanno fermato un carretto, che il solito ce ne sono mattino e sera, dei caseifici che girano per la raccolta del latte, e mandato a casa il casaro, che hanno sbagliato, loro si sono diretti verso la montagna. Però o è stato visto o è arrivato in tempo lui, non lo so. Non sta di fatto che lui è il proprietario, che era Pavarara, poco distante, una frazione di San Secondo, è venuto il comando della Brigata Nera, i ribelli mi hanno portato via il cavallo. Allora, loro si sono dati da fare, si sono attrezzati e con una macchina hanno percorso, e questo è stato un colpo di fortuna proprio, il percorso del cavallo. E Pietralunga, che era il comandante della Brigata Nera, aveva già premesso: io oltre la via Emilia non ci vado, perché diventa molto pericoloso. Quando ci vado devo avere tutta un'attrezzatura che in questo momento non ce l'ha. Cioè un gruppo di ragazzi armati. Però quando sono arrivati lì, sulla via Emilia, hanno visto il cavallo distante 100 metri e potevano fare tutto quello che volevano, perché non c'era possibilità di fuga. Quindi potevano prendere tranquillamente, tutto finiva lì. Invece no, hanno preferito una raffica di fuoco. Hanno sparato, hanno ferito suo cugino Pellizzoni Mario e Pattini ha tentato una fuga, che non c'è andata, l'hanno preso immediatamente e lì l'hanno ucciso. Le lunghe notte trascorse ad Adianzo o dormire nelle stalle, erano tutti sacrifici enormi, soltanto come scrisse il mio amico Nato Zignani, che scrisse un libro, Ribelli per amore. Sì, soltanto l'amore per la libertà che poteva farsi questo, il desiderio di essere persone libere. E noi vivevamo con i pesci dell'acqua, perché i bergamini, tutta la gente ci difendeva, non ci nascondeva, e quindi era già una cosa. Allora sono andati in questo mulino, e lì dal muaio ho riposato, perché avevamo fatto tutto il cammino a San Vittore, lì veramente già camminare, sono 3 ore a piedi, e dove erano un po' stanchi, dato che era ancora presto e gli attacchi si facevano sempre nella 1 alle 2 di notte, e ha pensato di andare su. Cosa succede? Che da Soragna, dalla Castellina, viene su un cane di tedeschi. No, che sapeva se i partigiani, non lo sapeva, veniva su. Veniva verso Fidenza. Allora ci ha detto Blechi, è il tedesco, si chiamava Neumeier, Willi. Gli ha detto: fai la guardia te, intanto noi facciamo un sonetto, dopo lo farai te, facciamo un sonetto di un'ora, no? Se vedi qualcosa che va bene, spara una raffica. Ha detto, no? L'ha fatto, sì. Non dici in che modo. Arriva un camion con i tedeschi, questo, essendo vicino tedeschi, comincia a parlare, capito, no? Si sono fermati lì, non so cosa si sono detti. Chi non mi dice che ci sono tre partigiani dentro lì? Allora, cosa è successo? Ha sparato la raffica. Quando spartò la raffica, quelli sono usciti proprio davanti alla strada lì, loro erano già avvisati, li ha ammazzati tutti e tre. C'era il messaggio lì, era con la strada in la cala alla finestra, del Solea. La vita là. In montagna c'eravamo noi, c'era l'appoggio anche della popolazione, molto vicina, infatti anche quello lì
che ci ha portato su, non voleva lasciarci, lì quasi piangeva, dice no, no, ma io non vi lascio qui, ma no, lasci stare, perché il dottore che viene qui, lui domani, quindi ma lì c'era né luce, né riscaldamento, era una baracca, montagna lì, vuota, non era neanche né acqua, né luce, niente, insomma. C'erano tanti presidi che noi non riusciamo più capizzarsi, come cosa. Ci riunivamo in alta montagna e siamo messo d'accordo di attaccare qualche presidio in modo che loro se ne potesse lasciarsi libero un po' di... E lì l'abbiamo fatto, lì sono stato ferito, ah, la mattina lì. Sono stesle, quando ero sentito in questi fossetti, sono stesa e arrivava il colpo. Passavano sopra. Comunque il terzo colpo le vola via, eh? Pensa che roba. L'esperienza di chi ha fatto la guerra. Hanno capito che pensa, E a un certo momento lui era in bicicletta, veniva da Parma e proseguendo questa strada che va verso Roccabianca era gremita di militari. Arrivati a Pizzo, 2 chilometri fuori paese o 3, e aveva paura, messa a parte lì, a Ciape e a Massa. Ed è andato in una casa e ha chiesto la possibilità di attraversare un canale perché il ponte non si sentiva di attraversarlo perché aveva paura dei tedeschi. Come si chiamava? Rivara. Arrivare, allora è andato dentro e il babbo, cioè la persona anziana agricola, al figlio fa attraversare il canale a quel signor che ha andato e l'ha portato 200 metri dalla casa, 250 se neanche preciso, e ha attraversato il ponte. Attraversato il ponte, lì c'erano i tedeschi che l'hanno visto. Appena che è tornato, le hanno dato una raffica e l'hanno ucciso. Un ragazzo era. Gava da 70, già cugava quella versione, ma con i dati anche secondo Alex. E quindi l'hanno ucciso. La stessa mattinata, verso le 10, 10:30, un gruppo di tedeschi che venivano da Parma facevano la circonvallazione, questa qui, Viale Matteotti oggi si chiama. Un ragazzo che era il figlio del custode del macello, che non c'era più, che era morto, un fascista. E c'era la sorella, quando ha visto questi tedeschi, lei ha preso paura, allora tutte e due sono andati nella casa di fronte perché c'era il cielo interrato. E lui è voluto rimanere lì, sul cortile, per vedere, faceva le elementari, la seconda, quindi gli anni 80 anni. I tedeschi sono passati, l'hanno ucciso semplicemente perché era lì che guardava. Quel giorno lì hanno ucciso due ragazzi. E viene su un padre di un partigiano, adesso mi ricordo, quindi dice, è Fidenza, dice, c'è un treno mitragliato e ci sono su dei cannoni anticarro. E ora ne parlano nell'addestramento, ne parlano, e bisogna andare a vedere com'è. Allora io e un altro mio amico, in bicicletta ci siamo fatti portare in col camion fino a Santa Margherita. Dopo Santa Margherita e Fidenza ci siamo andati in bicicletta. Mi ricordo che come siamo entrati in Fidenza passava una cosa, un autoblindo tedesco che buttava via dei manifestini, me lo ricordo ancora quello lì, dicendo che le sedicenti, me lo ricordo, brigate Garibaldi sono notoriamente il soldo del bolscevismo stalignano. E poi venite poi mia volta e poi si era un tritme la prima. Ho fatto pure ragionamento. E lì allora stavano facendo le vendemmie vicino a quelle ferrovie, allora quel mio amico ci siamo avvicinati, abbiamo visto che c'era dei cannoni. E c'erano anche i tedeschi, dirmi. Allora, io sono rimasto giù, ho dormito a casa di una mia zia, e l'altro mio amico è salito su, in bicicletta, con quel bicicletta che hai detto, la bicicletta da donna
è andato là in qua, e quando fu, anche lui gli aveva la metà, le mie cose. E il basso, e gli dice che gli manda una cosa che non può mia fare, perché che là, però hanno deciso di cosa, sono venuto giù con un camion, né però, gli sono andato vicino, però ero in, no, non ero nel posto quando gli hanno giù, gli hanno fatto una strada. Gli hanno fatto, perché gli era mia, tanto gli era mia telefonero. E mi aspettava lì, e poi vengono giù, vengono mie, non come niente neanche. Praticamente cosa? Hanno fatto lezione, hanno catturato i cori e hanno catturato anche i tedeschi che erano in una casa che dominano, non hanno fatto niente, 4 o 5, però gli hanno fatto anche 5 o 6 canoni, o 7, canoni erano canoni anticarro. Dopo c'era un comandante e capitano della Brigata Nera, che adesso mi ricordo in anno, che era uno di Ronco, era un mio amico quello lì. Sì, quando sono stato detto proprio come detenuto politico, mi venne in mente che questo capitano della Brigata Nera era in servizio a Piacenza e loro attraverso l'Alto Cratero, che aveva da scrivere una lettera da mandare al distretto, era l'unico momento lì, era in servizio al distretto, e lì, sono il tuo amico Brindani, mi trovo in carcere quale detenuto politico, ti prego se puoi aiutami. Venne a modo come se lui dopo due ore arriva lui. È arrivato lui, il capitano in divisa, tutte le porte aperte e il mattiere fuori, quattro scende il mattiere fuori. E mi ha detto, per me la storia finisce così, guardi i Cremonini, che Cremonini è il comandante della Brigata Nera, quindi che con lui si vive con i miei. Anche lì ci vuole fortuna, perché fisci in ammessa vota, Una volta sono andato a Piacenza in un posto, in una casetta, sono andato dentro, c'era un cestino di unghie, dentro un cestino, era quasi pieno, perché che poi gente che chiacchierava, E come ho fatto due notti in mezzo alla neve a camminare e poi dormire nelle stalle. Però comunque siamo arrivati a Tabiano, lì ci siamo trovati in una ventina e siamo andati in una casa che era proprio di un fascista. Però ci hanno trattati bene, cioè, non mi ha fatto spie niente. Siamo stati lì poi. Siamo partiti ancora le sere. Meno volta anche a me, che era il cambio del turno, no? Allora Ragni, qualche ora prima Ragni era un russo, quello là, però c'era Corco, mi detto, due scrittapie e funzionava un po' da capo, quante cose. E ho già messo un lec, quasi nella uga, ho fatto partire lì, c'è un sasso, mi ha detto le cose per pulire. Sabotaggio. Tiro le cose, scrittapie. E mai questa sera, sì, prima di andare a casa, passi dal direttore là, quello che su mia andava e su questo ciamo. Che se si andava forse, se non andava niente, un gran armise. E li hanno portati lì a rimane per fucinarli, però sono stati disturbati, hanno capito che c'era del movimento partigiano in quella zona lì. Allora per essere sicuri hanno proseguito. E sono andate con loro. Hanno passato Fidenza, sono passate dalla Vetriaria, infatti quella via si chiama Via Martire della Libertà, perché di lì sono passati loro. Sì. Erano 10 tedeschi a destra, io lo so perché me l'ha spiegato i sopravvissuti, no? 10 a destra, 10 a sinistra e loro 15 in centro. E a piedi dalla Vetriaria li hanno fatti camminare fino a Codoro. A Codoro li hanno messo là 3 per volta, in ginocchio, e gli sparavano sulla testa. Baldini, fortuna, destino, gli hanno preso, avviene mai così, gli hanno preso qua nei polsi, nelle mani, gli preso. Ed è svenuto in mezzo ai morti, in mezzo ai compagni. Siker, lui è stato coraggioso, avrà detto morto per morto qua.
Quando ha visto che quello cambia il caricatore, gli ha dato un calcio nella pancia al tedesco. E poi? Scappato. È scappato. Nella notte. Quando ha sparato, gli ha buttato che una bomba, mi ha detto, no? Però non l'ha preso e si è andato a rifugiare nella tenuta dei Melilupi. Melilupi, il principe, l'ha nascosto nel suo castello. Questo sì, no? Dici qui che andavano in po', e ne salta denti in po' che si sono negati, ma tanti. C'era un camion, ci hanno caricato tutti quelli che abitavano qua nella zona, no? Chi andava giù Sovrania, chi andava giù... Io sono adesso secondo, erano i 4-5, c'è anche Felice, no? Mi ha scaricato in piazza qua davanti il castello, infilo la via Pattini, si chiama Pattini, no? Infilo quella via davanti al castello, che abitavo lì, là in fondo, no? Io ragazzi, non ho visto, solamente dei gatti ho visto, era mezzanotte. Dei gatti e basta nella strada. Bella mia, c'è proprio nessuno. Non è possibile, neanche una. E sì, la guerra è finita. Busso alla porta, viene giù mio padre, prende paura. Non mi ha conosciuto. Si vede davanti uno con capelli un po' lunghi, barba un po' perché non c'è da evitarsi, tutto malandato, vestito. Avevo tre bombe a mano qua. Avevo cinque caricatori qua con 28 colpi. E messo in pistola di traverso. E vedendo uno armato così, ha conosciuto la voce, proprio al buio, non c'era luce, ma mio comandante c'era mica un po' che luce, non c'era niente. Al buio, poi, anche lui aveva la candela in mano, non mi ricordo, ce l'ho ancora qua, il portacandela, per ricordo ce l'ho qua. Aveva sta cosa in mano, no? E me l'ha messo così, porco. E poi c'era mio fratello sopra, quando ho messo arrivare alla stanza, non voleva più dormire con me perché aveva paura che scoppiasse le bombe. Lui era pauroso. Quando erano 500-600 metri da casa, sa, col mitra, per segnalare che arrivavo, ho sparato una raffica o due con il mio amico, che deve essere stato di Sant'Andrea, e quando me lo ricordava qualcosa, adesso il poverino deve essere morto. E allora la gente tutta, Mario, allora lì, è stato commovente proprio, perché c'è stata una donna, non sapeva cosa fare questa donna qui, sa che c'erano le palle di neve in primavera, in aprile, così, aveva una pianta qui, ha cominciato a strappare dei fiori, mi corse incontro, me li ha dato. Per me è uno dei ricordi più belli, veramente. E mi sono trovato in mezzo ai miei, proprio. Beh, è stato bello perché era finita, ricominciava un'altra vita, eravamo persone libere che potevamo guardarci in faccia, veramente. E dopo ci hanno liberato i russi. E dopo ci hanno portati a Bukov, ma lì ci hanno portati e ci hanno mandato anche l'immagine dei 25-26 ormai c'eravamo in Berlino, un faccio di girare in Berlino non mi dite una in pe, eh? Non mi dite che era del faccio di cacca da giro con palaschile, se ti guarda dentro, capite? Ah, mi resta qui la moto. E tanti che dopo che ci hanno presi e ci hanno concentrato. Quindi non eravate prigionieri di nessuno? Allora no. È sbandato così. Sbandati. Dopo ci hanno preso e ci hanno concentrati in un paese. I russi. Ah, i russi. Sì, ma sì. Gli cepere, eh? Gli cepere, poi li ha concentrati tutti in un paese, a Mebusceto. C'è case civili che hanno mandato fuori la gente, che hanno detto tutte... I tedeschi si sono arresi solo agli americani, non si volevano. Nel 78esima ci hanno come poi, quando siamo scesi noi del Gardini, perché loro sono venuti qui. Noi siamo venuti a Busseto, d'accordo? E siamo stati a Busseto dal 2 maggio, un vinde, un mese, come sono stato?
Sì, circa. Presso poco, una roba di questo tipo. Cioè all'indomani del 25 aprile. Siamo, era il 29 siamo venuti giù, siamo venuti via da Fornovo. Tutti sono venuti via. Poi ci siamo, cioè le brigate, più che altro garantire l'ordine e fare in modo sì. che nessuno si comportasse un po' male, insomma, perché c'erano anche alcuni che insomma, erano un po' di birichè. E allora il compito in quel momento lì dei partigiani era quello di mantenere l'ordine, fare in modo che cambiassero le amministrazioni comunali, perché c'era un decreto, allora Parri era diventato presidente provvisorio del governo italiano, con un decreto tutte le prefetture, di conseguenza i comuni, dovevano cambiare il sindaco. Sostituivano il podestà con il sindaco, che era proposto dal comitato di liberazione comunale locale, e quindi quel momento lì a San Secondo hanno nominato a Busseto in un altro modo, hanno nominato sindaco Poli, che era della Democrazia Cristiana, doveva starci 6 mesi, poi successivamente gli altri 6 mesi, si chiamava al Maria della sorella della Sopra, ad un altro che era fra le tante cose anche un partigiano, un antifascista, era uno che lavorava alla centrale telefonica, che era, c'era una centrale molto importante qui, ed era uno di quelli che tagliava i fili. E li tagliava in modo che loro non riuscivano a sapere, cioè ad individuare, prima di accorgersi passava del tempo, perché lui non li staccava. Sabotaggio, era uno che faceva sapere il fatto suo. Una volta sono arrivato, sono partito il 23 settembre, sono arrivato là, il 14 settembre sono arrivato qua. 14 settembre, il 23 settembre del 43 sono arrivato in Germania. E il 14 settembre del 45 sono arrivato a casa. Due anni. Il nome di mio fratello era incluso nell'elenco del comando. Non che lui fosse un comandante, ma era Cook Disney, attendente. Sì. Era con un graduato, un generale, col comandante. Praticamente era sostanzialmente viveva in casa sua. E fava un po', aggiustava il giardino, il pacco, tutta la roba che... E quindi volevano che lui tornasse ancora assieme. E mio padre, ma le vie, le militari, le indallanno, insomma, ed era già a San Secondo nascosto in Cap Gigion Munarca, questo un antifascista, che abitava a 10 metri da casa mia, e quindi proprio dietro, ed era nascosto, lui aveva anche dei cavalli, ed era nascosto nel fienile. Quindi, e andà via, e i militari sono tornati, quelli della Brigata Nera, che erano caguasti, e hanno trattato piuttosto male mio babbo. Poi l'hanno portato nella caserma loro, che allora le rinvia della Repubblica, le Cese, e poi l'hanno mandato a casa. Di mio fratello non abbiamo più saputo niente, se non il 29, quando sono tornato il giorno dopo, lo sono andato a prendere a Parma, agli stimatini. In sostanza lo sono andato a prendere, ma non stava in piedi, era stato seviziato, torturato, ne ha fatto tutti i colori. È stato a casa quel giorno lì, il pomeriggio era ricoverato in ospedale. Poi da San Secondo la incomincia a girare ed è morto nel giro di poco tempo. E quindi attaccatavi in camia la mennere lei, mia sorella era da poco, era morta. Non si sta. Io ho visto il sorriso di mia mamma e di mio babbo rarissime volte proprio. E spesso andiamo al cimitero, pensando che andare al cimitero e ti riesci a fare, non fai niente, fai là, con il pensiero, con un'immagine dei tempi, quindi ricordi quando c'è, però fai niente. E ho fatto proprio un periodo bruttissimo. Poi successivamente, gradatamente, il tempo passa, non è che dimentichi, perché i fatti rimangono e la memoria ce l'hai ancora. Però si creano, come dire, un modo diverso per vivere, si creano delle novità. Tuo fratello è morto subito, il 16 aprile, l'anno dopo. 16 aprile. Quindi di conseguenza siamo trovati in una situazione brutta, ma brutta un bel po'. Ma in particolare per i miei genitori, perché per me in del giro di 2 o 3 anni, 2 figli, morire a maniera che aveva vinto mamma quando è morto, andava via tanto, ieri in poca volta, ieri. Ecco, e quindi attraversando tutte queste cose non riesci poi col tempo metterti lì dietro,
ti rimangono sempre, ce li hai sempre presenti, solo che riesci, come dire, con delle novità e una casa nuova, incominci a discutere, fa un altro caso nuovo, però quando pensa a quel pedolale è un bruttissimo incredibile. Così è finita la guerra, dopo è cominciata l'esplosione, costretta quel periodo bellissimo in cui l'Italia ha dimostrato di essere quello che era un vero popolo. Ora c'è qualche guaio in giro, vabbè, però sono convinto che si andrà avanti perché ho molta fiducia nei giovani, e nelle donne specialmente, che saranno loro a tenere alta la bandiera della libertà.